Partita 10, 20, 30, 40. Passo. Tre assi. Chi ti cura così bene questi bei capelli biondi, bimbo? La mamma? Scommettiamo tutto quello che ho in tasca. Quanto? Il piatto più 200.000. Sei pazzo. 200.000? Hai paura? 200.000. Una bella cifra per te, Starace. Ohé, pelato, sembra che i tuoi soci non abbiano molta fiducia in te. Senti, belli capelli, non ti provare a dire fesserie, io ti spezzo. Avete voglia di scommettere o no? Per me va bene. Bene. Anche per me. Sì, io ci sto. Ok. Anch'io. Dite a Coso di lasciarmi la maglietta e di fare una bella partita. Lascialo. Ubbidisci? Concentrati. E allora? Dai, su. Il colpo d'acchito ha belli capelli. Però... Per me sta blefando. Scusa, ne è rimasta una. Puoi farla tu se vuoi. Foldas. Colore. Non mi piace. Il cappellone è barato. Ma che stai dicendo? Vi dico che è barato. È da un po' di tempo che lo sto osservando. Lui e il suo amico dietro le spalle. Perché l'hai fatto? Ce l'avete con me? Già fregato. Senti, belli capelli, di' a Gwendalina di tirare fuori i soldi. Perché? Volete sapere perché? Direi di sì. Ci avete tirato dentro per fregarci, tu e Gwendalina. Che? Non fare il finto tonto. Ti ho detto che hai barato, quindi tira fuori il grano. No, no. No, so, dai. Joe, restituisci il denaro al signore. Perché? Senti, Gwendalina, restituisci la grana. Altrimenti ti tagliamo tutti i capelli. Ma voi avete capito male. Tira fuori il denaro, bastardo. Allora, non farti pregare. No, non credo. Oh! Dove è andato? Di là, da questa parte. Andiamo, andiamo, presto! E corri! Ma che sei impazzito? Su, figlio d'oro, fai come ti dico. Io ti faccio fare una brutta fine. Non dire fesserie. Le vostre madri piangerebbero a vedervi senza capelli, vero? Gwendalyn,
I soldi, da brava. Su, Gwendalina, da brava. Un momento, un momento, ora vi restituisco i soldi. Dobbiamo rimanere buoni amici, no? Di a quei tre scimmioni di tenersi lontano e di mettere le chiappe in aria. Le chiappe in aria. A proposito di Gwendalina, cosa ti senti dietro, eh? Chiappe in aria voi. Ma questo attore è un giocattolo! Stelle luminose
satelliti. Finalmente. Luce e birra. Ciao, Wegg. Sei ridotto proprio male. Com'è andata? Di corsa. Birra! Tiè. Avete avuto fortuna? Sì, ma un po' pericoloso. Ce la siamo vista brutta. E voi? Com'è andata, Joe? Forbici. Gli stavano per tagliare i capelli. Un'altra volta? Beh, è normale. E li volevano indietro i soldi. Ma è diventato un vizio, eh? Ce ne hanno dette di tutti i colori. Hanno ragione. Belli capelli, fili d'oro, guendalina. Tutto il repertorio. Questi sono i soldi che abbiamo vinto noi. E questi sono i nostri. Ecco. E lavati. Mi dai una sigaretta? Sì. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Pensami un momento solo mentre torni a casa. Amami. Sognami un momento solo mentre dormi e poi. Ok, firmate. E il camion è vostro.
Ehi, ragazzi, è come lo volevate, no? Vi manca solo la parola. Arrivederci! Arrivederci! Forza, ragazzi! Non chiamasi niente, Come Facchino, sei formidabile! Allora, siamo d'accordo, eh? Cerchiamo di essere puntuali. Ci troviamo tutti! E voi? Oh, che non E voi? No. Ma che stiamo facendo? Ora ricordo, stiamo andando a Monte Carlo! A Monte Carlo? Sì, a Monte Carlo! Eccoti! È un vizio! Strano. Yeah.
Finalmente ce l'abbiamo fatta.
succede? Guardate! Ma che dici? Ho visto un principe d'altri tempi su un cavallo bianco. Ma tu hai le visioni. È proprio matto. Torna in te, Pino, ci siamo noi. Ehi, guarda, eccolo, l'avevo visto. Eccolo il cavaliere, il principe. Ragazzi, ma quello è Mal. Stiamo sognando. È pazzesco, dei musicisti pop che sognano il classico. Quante notti ho sognato che tornavi vicino a me ed eri tu, non ero io a piangere. Quante notti ho sognato e come ridolcissima. Ehi, ciao. Ma che diavolo fai tutto così bardato? Canaglia, ci hai fatto prendere uno spavento. Senti chi parla con quella bestia da infarto. Bella, ti piace? Che ne dici? È straordinario, davvero, ragazzi. Mi piacerebbe molto unirmi a voi. Ma come faccio? Purtroppo sto girando un film. Ah, ho capito perché sei vestito così da tirabaci, eh? C'è poco da sfottere, sto facendo un film molto impegnato. Ah, ecco i miei aguzzini. Siete tutti pronti? Pronti? Motore! Azione! 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 Via, via, via! Allora, dove siete diretti? Andiamo a Monte Carlo. A Monte Carlo? Bene, ci sarò anch'io. Mal, che fai? Ora ti metti a fare conversazione per la strada? Togliete quella mostruosità dal campo, imbecilli! Non fateci caso, è un imbecille di aiuto regista. Sembra che sia stato morso dalla tarantola, è meglio che ubbidisci, Mal. Addio, ragazzi, ci rivedremo a Monte Carlo. Ciao, Mal, arrivederci! Chissà com'è ricco, Mal. Anche noi saremo ricchi. Faremo un film e ci sarà uno che urla in quel modo. Uno importante. Cavalcheremo quattro cavalli bianchi. Però Mal è bello. È vero, è proprio bello, Mal. Ma a noi chi ce lo fa fare un film con queste facce di merda?
When I awoke this morning, I could still recall the words I said to you. Oh, lovely girl, I feel so ashamed. I must have been out of my head to say the things I said. When you're all I could ever hope for, how could I hurt you and walk away? When I know that the only girl for me is Bravo! Ciao! Ciao! Sandy, Napoleon, sei un artista? Beh, diciamo di sì. Li sono i tutti giusti strumenti? Mm, ho degli amici che mi danno una mano. Ah? Come siete capitati qui? Vorrei saperlo anch'io. Dovremmo andare a Monte Carlo. Cannada al festival? Mm, certo. Non siamo ancora molto famosi, ma dopo Monte Carlo saremo una bomba. Mm. Che ci andate con questo? Perché, non ti piace? Che cannonata! È proprio bello! È un vero palcoscenico. Guarda, ci sono tutti. I ricchi e i poveri. I Four Kents. I Primitive. E ci saranno anche i New Troll. Madonna mia santissima! E questi chi sono? Questi sono i miei colleghi, te li presento. Billy e la chitarra, Pino la batteria, Joe l'organo. Che con il basso Wegg formano il complesso The Trip. C'è sta pure Malle! Malle! Quando sei bello! Ti piace, eh? Mi fa impazzire! Lo sai che lui ci aspetta a Monte Carlo? La riconosco tutte le canzoni sue, parola per parola. Vedi la vita nel sole e nel vento? Vedi l'amore a due passi da te. Porti di dietro solo un momento. E scoprirai negli occhi miei l'amore che non c'hai. Le conosci bene pure tu? Ma te l'ho già spiegato che male è un amico mio. E quella canzone dice: tu sei bella come sei, non cambiare gli occhi tuoi. Tu sei bella come sei, non cambiare gli occhi tuoi. Si incontra una volta sola nella vita una bambina come te. Se perde una volta nella vita l'amore che ora porti via con te. Bambina, tu sei una donna ormai. Sì, e tu crescerai. Bambina, tu sei una donna ormai. Sì, sono donna ormai, ma forse anche tu cambierai. Ma bambolina, dimmi chi sei, vieni qui accanto a me e vedrai. Che forse tu potrai capire il mio dolore. Ma bambolina, ma spiegami il perché. Oh. Ma bambolone, resta accanto a me. Ma bambolina, dentro gli occhi tuoi. Io mi sento sola come te. Bambolina, vieni qui accanto a me. Da lei io trovo fuoco l'acqua che al mio caldo, al mio freddo. Da lei io vivo il giorno e poi lo so, la notte solo non sarò. Thank you.
il tempo e poi la mia vita in un giorno io vivrei con lei la notte sogno ma lo so che il giorno poi sarà realtà. Coccodrillo! Primo! Ah! Mi chiamato! Sto qua, pa! Terzo! Sto pronto, pa! Scendete giù! Pa, chi l'ha portato sto Liofante? Che ne so io! Ma allora chi ce l'ha messo? Chi ce l'ha portato? Ma io mio, non lo so chi l'ha portato! L'ha portato lo demonio! Mamma mia, che razza da femmina è questa? Mi parca da un po'! Sta attento che te fulmina! Mamma mia! Come si è perduta? Femmina perduta! Lui diavolo, l'ha posseduta! Con che non devo andare? La femmina di Satana! Femmina di Satana! Satanassa! Ehi, sveglia ragazzi! Sveglia, guardate! Prendete l'anima mia! Buongiorno. Good morning. 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 Moto, ma dove sta la chiave? Ma dove sei cazzato, Wade? Passate. Dai, tira la testa. Chiave. Vai, vai, vai. Vai. Lasciatelo! Lasciatelo! Prendi!
È un fantasma! Vergognatevi! Fermo, te spara! No, non l'ammazzare! Tira un mandrillo! Sei invasata! Quello no, è il demonio! L'arcangelo Gabriele! Satana! No, l'arcangelo Gabriele! Satana! Oh, l'arcangelo! Satana! Arcangelo! Satana! Arcangelo Satana, si bella, amore mio! Sapere che sta succedendo. Ehi, guardate. Cosa? Pino. Fare lo spiritoso. Addio Monte Carlo. Ehi, ragazzi, sembra che le cose non vadano molto bene. Già. E fate riparare il mostro. Facciamo qualche cosa, dottore, altrimenti io li ammazzo! Ma perché ci odia tanto? Sia gentile, ci dica qualcosa. Allora? Stranieri siete? No. No. Americani? No. No. Inglese siete? Ma no. Jugoslavi? No. Mezzo sangue? Ma no. No. Questo è matto. Io non riesco a capire cosa vuole. Ma perché ci fa tutte queste domande? Sia gentile, ci dica qualcosa. È grave? Per favore, non ci faccia stare in ansia, ci dica che cos'è. Niente, ah. Meno male. Meno male, la morte subitana. Qua tutto ci manca. Tutto? Tutto. L'olio non c'è, l'acqua ci manca, a bruciasto con la frizione, le ganasce, cambiarle bisogna. E la batteria? La batteria. Sica. L'acqua distillata, disgraziata. È così che l'avete ridotto questo povero camion. Chissà come lo faceste voi soffrire. Bestie feroci, non siete creature umane. Stranieri, jugoslavi. Nessuno lo vuol capire. Le macchine sono come le creature. Scusi, ma noi... Zitto, tu non parlare. Tu pensi a rimediare le sordi. Io penso a riparare sta...
Come siamo ridotti? Meno 5, 4, 3, 2, 1. E questo da dove esce? Qui, Radio Monte Carlo, lunghezza d'onda 205 metri, una produzione italo-francese di Noël Coutisson. Continuiamo il nostro jukebox. Sheila ci fa ascoltare... Adios. Io vorrei che tu fossi mio, ma il diritto io non ce l'ho. La tua vita ed un altro ormai, questo tuo anello ci divide già. Con te, sapendo che per colpa mia avrei fatto tanto male a lei. Soldi per pagare il camion. Per pagare il camion? Sì. Che idea? Ah, è pazzesco, ragazzi. Ma certo, è troppo pericoloso. Ma guarda dove ci siamo cacciati. Non mi vergogno, ma me la sto facendo sotto. Porca... Ma cosa c'è? Cosa hai visto? Sentito. Ho pestato una merda. Porcaccia, la miseriaccia. Silenzio, ragazzi. Ci potrebbero sentire. Su, venite! Svelti! Svelti, dai! Guarda! Che posto sinistro. Qui andiamo a finire tutti in galera. Zitto! Speriamo di no. Guarda, Tronchesi.
Gio, mettici la mano davanti. Sì. Mamma. Wack. Ad ogni fine di break fanno nuovo. È diabolico. Dai, non perdiamo tempo. E questo chi è? Il gallo cedrone. Il loro guardiano. Smetti, forza! Dai. Vieni qui, gallinella. Era soltanto uno salone. Non lo faremo più. Non siamo stati noi. Piano. Demo in piedi, Signore, non perda la calma, no? Che bravi capelloni. Muovetevi. Ma ci volete proprio ammazzare. Ma no. Silenzio. Piano. Buoni, niente. Ma quello è un uovo. Venitoso. Tasi. Ma che succede? Show. Niente violenza. Quanti danni avete fatto? 100, 200, vergogna! Bisogna chiamare la polizia, eh? Ma voi non sapete quanto io detesti la violenza, poveri animali. Ah, chissà che spavento avete fatto prendere i miei polli. Ci dispiace. Ma voi chi siete? Noi siamo i Trip. Oh. Un complesso pop. Musicisti! Sì! Io amo tanto la musica. Verdi, Puccini, il barbiere. Anche la musica moderna, si intende. La musica. Da bambino studiavo violino. 3 anni.
Sapete che gli animali sono sensibili alla musica? Beh, non so. Guarda. Voi penserete che io sia pazzo? No? La musica incoraggia. Incoraggia il commercio. Lo fa diventare vera poesia. Gli animali, per esempio. Oh, un momento. Scusate. Prego. Aspettate. Mi raccomando, dite sempre di sì. Bene, ecco fatto. Su, abbassate le braccia, trovato. Grazie. Voi mi avete danneggiato il recinto. Io potrei denunciarvi? Però. Non lo faccio. Però... Però? Se voi mi venite incontro, io vi perdono. Grazie. Allora, mi venite incontro? Sì, certo. Ma di che si tratta? Suonate per i miei polli. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno. Venga. Le presento le care nobili signore della restaurazione. Ma quasi non lo riconoscevo. La cura mi ha fatto proprio bene. Sono dimagrito 70 kg. Purtroppo non ho avuto nemmeno il tempo di andare dal sarto. E mi sta tutto largo, Servile, signore. Oh, grazie. Grazie. Merci. Lobov, mancuso e unico. È di puro zabaione. È fine, prelibato, è un liquore delicato. Ciao, ti bevi tutto. È giusto, è proprio giusto. Ha ragione. Guarda che magnoni. Ma padre Nicola, lo giuro sui miei figli. In questo mese ho mandato all'orfanatrofio più di 3.000 uova. Più di 2.000 marce, commendatore. Ma padre, le uova sono benedette da Dio. Non quelle marce. Ciao, Moretto. Dico a te, Moretto. Dici a me? Ti vuoi l'ovetto fresco? Non ti vuoi? Guarda che fa bene. Va bene, dammelo. È piaceria. Frascio. È arrivata la signora! Signori! Con i bambini! Con i bambini! È arrivata la signora! Oh, è proprio arrivata la signora! Oh, è arrivata! Come stai, tesorino? Mi sento proprio bene. Vieni. Bene. Bella. Molto bella. Piacere, signor sindaco. Il cappello. Reverendo. No, che bella. Come suonano bene e come sono belli, padre. Sembrano gli apostoli. Thank you.
La provvidenza te lo accresca. La provvidenza te lo accresca. Accresca, accresca. Brevi. Bene. Bello, come sei bello! Sono ragazzo. Sì, ma mi pare un po' troppo. Mamma, me lo compri? No. Beh? No. Eh? Via, 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 grazie, grazie. Dove sgladi? Le cose ci vanno proprio bene. Infatti, meglio di così non potevano andare. Chissà come ci porta lontano, Pino. Ehi, Pino, tu non parli. Non ti fai venire qualche idea, eh? Ragazzi, io direi di tornarcene a casa. Ha proprio ragione. Ma dove cavolo stiamo andando? Bella fine che abbiamo fatto. Dovevamo debuttare davanti a folle deliranti. E invece abbiamo suonato per i polli. Oggi ti ho aspettato, non ti aspetto più. Sono alla finestra, sto guardando giù.
c'è male. Perché ti sei tolto il cappello? Rimettiti il cappello! Questi cappagliatori sono troppo indisciplinati! Si tolgono sempre il cappello! Rallenta, Val! Rallenta, ma perché non rallenti, Val? Devi rallentare! Ecco. Questa proprio non ci voleva. Salve, ragazzi! Ciao. Ciao. Che vi è successo? Mamma mia, che brutte facce che avete! Siete proprio ridotti male. Proprio male. Mal! Si è fermato a parlare un'altra volta con quel coso dove il megafono, disgraziato! Ah, quello lo faccio licenziare. Mal, ti prego, prosegui per la tua strada. Ma allora non c'è niente da fare per voi. Già, l'hai detto. Ma dai, su con la vita, brutte facce! Non prendetevela! Presto sarò con voi a Monte Carlo. Monte Carlo? Ma dov'è Monte Carlo? Noi non ci arriveremo mai, è inutile. Lo credo bene. Siete già arrivati? Come? Monte Carlo. Eccola là. Monte Carlo. Arrivederci, ragazzi. Ci rivediamo a Monte Carlo! Benvenuti a Monte Carlo. Colonne là in fondo. Grandissimo. Accidenti, ragazzi. Non credevo che a Monte Carlo ci fossero tante colonne. Guarda le fontane. La gente. Quante statue, guarda. Sono belle, eh? Ragazzi, io ho un dubbio. Cioè? Ma non so perché, ma a me non sembra affatto di essere arrivati a Monte Carlo. Ah, ma se ce l'ha detto Mal. Se ce l'ha detto Mal. Che cosa ti fa pensare di non essere a Monte Carlo, Wack? Ma non so. Ma c'è un'atmosfera così curiosa. Non vi sembra voi? Sì, certo. Beh, domandiamo, va. Sì, domandiamo a qualcuno. Ferma! Domandiamo qui. Io sono stato battezzato a San Pietro. Che dice a me? Ferma. Per favore, sa mica indicarmi dove si svolge il festival di Monte Carlo? Allora, da quella parte c'è San Pietro. A sinistra è Lungotevere. Se imbocchi a destra, poi a sinistra, vai sempre dritto e poi... Hai detto qualcosa? No, ma così li fai confondere. Tu devi essere sempre il solito spirito di contraddizione. Allora, Monte Compatri. Ma no, Monte Carlo! Ah sì, da quella parte. Ma no, da quella parte no. No, per piacere, date retta a me. Quando siete arrivati a Piazza Venezia, fate il giro intorno a Reale.
Che sarebbe voi, il Palazzo della Repubblica? No, ma che sei deficiente? Loro devono devastare prima per Trastevere. Ma che mi dici deficiente a me? Oh, ma è possibile ma che ci ho sempre ragione di Trastevere? Ma perché la vuoi avere te ma la ragione? Ma vedi questo, oh, ma da senti, ma se devono passare per Colosseo, che c'entra Trastevere? Va, va, va. Ma tu così rimani fuori strada. Ma come dici, signori, sono stranieri? Quello che non capisco è perché mi devi stare sempre a contraddire. No, ma che ti ho fatto? E no, tu mi devi dire che ti ho fatto. E così rompiamo la società. Ma rompiamo tutto. Stupato. Te dico bianco, dici nero. Pure sulle vernici, non siamo d'accordo. Te saluto. Ma voi ci avete capito qualcosa? Io no. Io neppure. Io sì, tutto. Mic test, mic test, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, please move back there. 1, 2, 3, 4, mic test, mic test. Ragazzi, guardate che palcoscenico grandioso. 1, 2, 3. Andiamo i primiti! Prova primiti! 1, 2, 3, 4. Batteria pure tu. A chi tocca adesso? Scusa. Ma tocca a voi, a chi tocca? There's a dream, there's a dream, there's a dream that's waiting for me. There's a dream that I can foresee over the rainbow. There's a light, there's a light that's shining for me. Allora verrete intervistati tutti insieme, eh? Guarda quei quattro, aspetta, aspetta, che adesso ci divertiamo un po'. Ma voi chi siete? La corte dei miracoli? Piacere, noi siamo i Trip. Ma con Trip? Certo, buon viaggio.
Ma che cosa voleva dire quel Missiriz? Voleva dire che noi stracciati così facciamo proprio schifo, ecco. Ah, la corte dei miracoli. Allora non ci fanno salire sul palcoscenico? No, ci vorrebbero dei costumi. Sì, ma dove li prendiamo? In affitto, no? Ma i soldi chi ce li dà? Io ho un'idea. I novelati, Giovescovi, Billy la Grossa, Wag Smith, Nalan Sartoria, va. Architetto! Architetto, questi sono i quattro cospiratori! Ah, siete voi i cospiratori? Sì. Voi siete quelli dell'orchestrina, eh? Gli amici di Moll. Proprio un gran bravo ragazzo, eh? Parla spesso di voi. Ah, sì? Dice che suonate molto bene. Sì. Mi ha regalato questo. Bello, eh? Vi piace? Ma insomma, che cosa dobbiamo fare? Ah già, avete ragione. Rivoluzionario, giovane duca, cospiratore, sì. Romantico. Sì. No, è costume. Ah! Chi sono queste pecore? Ti sfiasa, Itapo! Banditi, orgoglio! Ma chi è quello che urla sempre? L'aiuto regista. Via! È tanto cattivo con le anime innocenti. Bravo sul suo lavoro, molto bravo. Ma è isterico marcio, eh? Oh, non ditegli che vi ho detto che è cattivo, mi raccomando. No. Ma vi volete sbrigare? Quanto ci vuole ad essere pronti? Io vi conosco? Lei crede? Mi pare proprio di sì. Va bene. Sì. Basta così, vestitevi in fretta! Bocca a voi! Che fai qui, controfigura di mal? Muoversi! Ma come? I gendarmi seduti in piedi! In piedi! La duchessa! Dove sta la duchessa? Dove è andata la duchessa? Scusi, dottore, è andata a pisciare. Che schifo, le duchesse! Che schifo! Allora, siete pronti? Mi scusi. Pronte? Ecco i quattro cospiratori. Belli, eh? Bene, questi sono perfetti. Sì. Spiegagli che cosa debbono fare. Su quella collina c'è Mal. Ciao, Mal! Silenzio! Quando Mal scenderà dalla collina, patapam, 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 cavalcando il suo bianco destriero, patapam, patapam, voi vi apposterete dietro quel muretto e nascosti dietro ai cespugli, patapam, patapam, attendete scrutando l'orizzonte. Non da quella parte, dall'altra! Appena il suo bianco destriero, patatam, 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 galoppa all'inseguimento della carrozza della duchessa, patatam, 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 state pronti dietro al cespuglio, patatam, 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 fate passare i cavalli dei gendarmi, patatam, 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 la carrozza della duchessa, patatam, 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 e come Mal è in prossimità del vostro nascondiglio come un solo uomo, sguainate le sciabole, e bloccate il cavallo, andate. Bloccate il cavallo, andate. Scusi, dottore. Ma da dove mi esce lei? Scusi, dottore. Stia zitta, duchessa. Vada al suo posto, vada al suo... Motore, dai l'azione. Azione! Mal, è partito. Sta per raggiungere la carrozza della duchessa. L'ho visto. Ecco. 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 Superiamo il nascondiglio. Uscite. Uscite voi quattro. Il mostro. Ma questo... Ho capito chi siete. Gendarmi! Gendarmi! Qui! A me! Inseguiamoli! Ma
questa realtà. Non voglio più morire e spero di volar lassù.